Che cosa? Non me la potevi dire prima? Queste parole me le ricorderò sempre. No, perché non volevo rovinarti il sonno. Bene, mamma, hai fatto bene a svegliarmi alle 4:30 del mattino, così non me l'hai rovinato il sonno. Perché se me lo dicevi alle 9 me l'ho guastato. E mi disse: oggi. Mamma, che non dice alle 4:30 mi fa piacere. Io già sapevo che avrei voluto suonare la chitarra elettrica, perché già mi allenavo con la mia racchetta da tennis tutti i giorni in stanza con i miei amici, avevamo già un gruppo. Aspetta, ragazzi. E suonavo così. Va. Un po' stanata la mia chitarra. Insomma, sapevo già suonare la chitarra, così andrai sicuro all'audizione, alla scuola media, dicendo: mi trovai davanti quattro professori, tutti musicisti, che mi dissero: allora Francesco Maria Tricarico, che strumento vuole fare? Io già avevo chiara la mia idea che cosa avrei voluto fare nella vita, in tutto il futuro. Mi dissero: che strumento vuole fare? Clarinetto, flauto traverso, violino, pianoforte, chitarra. Ma che domande mi fate? Io già che chitarra, sono la chitarra a casa. Ah, suona la chitarra? E canta anche, sì, ci canti una canzone, subito. Sul cappello che noi portiamo, c'è una lunga cialunga nera. Basta, Francesco Maria Tricarico, grazie. Ci faccia vedere le sue mani. Ci faccia vedere anche l'altra. Ecco. Bene, lei è chiaramente portato per il flauto traverso. Che cos'è? È uno strumento a fiato. Ah, bello. Non chitarra, tutti vogliono fare chitarra, Francesco Maria Tricarico. C'è chi ha le raccomandazioni, che è portato, lei è portato per il flauto traverso. Da quel giorno iniziai a studiare flauto traverso, per fortuna ero portato, andai anche al conservatorio. Da quel giorno pensai: se io soffrirò, dovrà soffrire tutta la mia famiglia e tutti gli uomini. Così mi esibivo ogni Natale col saggio familiare. Senti Francesco Maria che suona per la nonna. A voi piace, a me no, così vado a suonare ancora un po', così capite. I vicini si erano lamentati nella riunione condominiale, perché per arrivare al diploma dovevo studiare 6-7 ore al giorno. Ero un bambino che rideva sempre, ma un giorno la maestra dice: oggi c'è il tema, oggi fate il tema sul papà. Sono scherzo, se non mi alzo, le vado lì vicino. Ero contento, le dico: non ricordo, mio padre è morto presto, avevo solo 3 anni, non ricordo. Sai cosa mi dici? Neanche mi guardava, vedeva il cappuccino, non parlava con me. Fallo come tutti gli altri, dai, vedi che la mamma ti avrà detto qualcosa sul papà, dai, e ti ricorderai qualche cosa. Puttana la maestra. Io sono andato al posto, ricordo il foglio bianco come un vuoto per 20 anni nel cervello. Poi io pianto, non so per quanto pianto,
su quel foglio bianco. Io non so perché tu pianto. Brilla, brilla, la scintilla, brilla in fondo al mare. Venite bambini, venite bambine, non lasciate rompere. E la primavera è come in inverno, il tempo non esiste neanche l'acqua del mare, e l'aria io non riesco a respirare. E a 12 anni ero quasi morto, ero in ospedale, non mangiavo più niente. Poi pulivo i bagni, i vetri e i pavimenti, per 6-7 anni 624. Dai, 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 dai. E poi il mio capo mi ha salutato. Lì ci sono i giochi, se vuoi puoi giocare. Il padre è solo un uomo, gli uomini sono tanti. Scegli il migliore, se diventare. Buongiorno, buongiorno. Io sono Francesco e questa mattina mi sono svegliato presto. Mi fanno in quel luogo. Mi ha inventato un mondo, sorridi come un foglio, scrivi. Può cambiare, la vita può cambiare, può diventare come...